Benvenuti alla 88esima puntata di Pillole da Montecitorio. Ci riferiamo alla settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 marzo. Lunedì, come di consueto, la discussione generale, intanto sulle proposte di legge di modifica al codice penale in materia di prescrizione del reato, poi quella sul disegno di legge e sul decreto legge che riguarda le misure urgenti in materia di esenzione dell'IMU, poi quella sulle mozioni che riguardavano la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati in paesi non appartenenti all'Unione Europea e da ultima la discussione generale sulla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate. Martedì mattina si è svolto, come di consueto, l'appuntamento con le interpellanze e interrogazioni e poi è partito il seguito dell'esame del decreto IMU, che è andato avanti anche nella giornata, nella mattinata soprattutto di mercoledì. Poi vi è stato il question time e poi il pomeriggio vi sono state le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015. Giovedì vi è stato il seguito della discussione e l'approvazione del decreto IMU e poi si è passati alla votazione delle mozioni per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati nei paesi non appartenenti all'Unione Europea, quello della ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone delle sparizioni forzate. Poi vi è stato nel pomeriggio la seduta del Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Consulta mancanti, uno peraltro è quello che deve sostituire il Presidente della Repubblica Mattarella, ma il voto non ha dato esito. Non è stato raggiunto il quorum e poi venerdì marzo è stato nella prima mattinata l'appuntamento con le interpellanze urgenti e poi a seguire il momento dedicato alle comunicazioni del ministro, anzi dell'ex ministro delle infrastrutture Lupi al Parlamento, nel quale ha anche reso la sua decisione di dimettersi dalla Dicastero. Questo è il quadro degli appuntamenti di questa settimana, ovviamente alla prossima, con la prossima puntata di Pillole da Montecitorio, per aggiornarvi su quel che accadrà nei prossimi giorni. Grazie e buon fine settimana a tutti.